la web e la piattaforma. Credo che arriverà anche l'Anna Maria questo invito. Intanto io invito Anna Maria Maras a prendere il posto qui vicino a me, anche perché ci ha fornito due funzioni della sua presentazione, quindi devi scegliere se la 1 o la 2. La 1. Sicuramente questo che ci diceva Tiziana è molto importante, scrivere per il web non è scrivere in assoluto, ma anche leggere il web è diverso che leggere un testo, no? Noi sappiamo che dobbiamo andare, che lo sguardo va alla prima linea, poi una sorta di zigzag, facciamo che più un guardare che non leggere. Quindi l'approccio è diverso e per chi ci lavora e progetta questi strumenti è una sfida in più. E poi naturalmente, ecco, visto che parliamo di quello che i musei fanno attraverso il digitale, e vorrei ricordare anche la possibilità che alcuni musei, appunto quelli grandi, offrono alle persone, al proprio pubblico, con un pubblico anche diverso dal pubblico dei visitatori, io non lo so, ma a me risulta che le visite ai siti siano cose 3-4 volte tanto che le visite fisiche ai musei, sono molto elevate e quindi diverse persone accedono al museo attraverso il nostro sito, tant'è che noi non parliamo più di visitatori, parliamo di utenti. Molti musei offrono anche dei corsi online, corsi di learning, quindi anche questo è un altro aspetto, no? Perché anche progettare per il learning ovviamente richiede tutto un altro tipo di competenze. Quindi le sfide sono tante, Anna Maria ci parlerà di come la affronti tu. Allora, il digitale nei musei è stata una rivoluzione, ma non solo nei musei ovviamente, è un discorso che riguarda globalmente anche la nostra vita, quindi noi come ci interfacciamo. Quindi essendo comunque i musei degli spazi sociali è importante che usino il digitale per avvicinare anche i visitatori. Per digitale si intendono tante cose. In maniera generica parliamo di... Andavo di qua. quindi abbiamo ovviamente la digitalizzazione che è fondamentale per avere gli oggetti, reperti, libri, manufatti in 3D. Si apre poi un grande problema che riguarda l'archiviazione, dove archiviamo queste informazioni? In locale, in cloud, in quale piattaforma? Abbiamo tantissime piattaforme, gli standard sono diversi, non esistono delle indicazioni univoche, dipende appunto da dove si sceglie di inserire questi dati. È un argomento questo dell'archiviazione molto, molto caldo, che sarà affrontato anche durante la conferenza BAB e su cui anche il Ministero si sta interrogando. I 2 milioni di euro che sono messi a disposizione dell'ICCD per creare questa piattaforma nazionale di digitalizzazione, lo stesso ICCD che ormai da un anno tramite il progetto OpenICCD ha rilasciato anche i suoi dati di catalogo in open data, quindi è un modo, l'open data, i dati aperti sono un modo per salvare anche la documentazione, perché i dati, le informazioni vengono continuamente ricondivisi, quindi la possibilità di averli conservati è sicuramente maggiore. Poi ovviamente questi dati vanno gestiti, non soltanto raccolti, e anche qua ritornano, si parla di sistemi di gestione, di standard, sono anche qua si apre un mondo su come il digitale può servire, perché ricordiamo che il digitale è uno strumento, non ha a vedere con la metodologia, quindi noi usiamo il digitale per continuare a lavorare come lavoreremmo con analogico, però questo non deve far passare il fatto che siano semplificate le operazioni, che adesso con l'immagine, con il laser scanner, con le tecnologie che sono sempre più a basso costo, sempre più veloci, non significa che anche il metodo debba cambiare. La scientificità nell'acquisizione c'è, cioè sia con metodi tradizionali
tradizionali sia con metodi digitali. Dicevamo della pervasività della tecnologia che occupa diversi ambiti, non solo rimanendo in ambito museale parliamo di tecnologie per l'accessibilità, di tecnologie per la gestione, per la conservazione, per la valorizzazione e ovviamente per la comunicazione. Questo è un tema soprattutto quello della comunicazione, come ha ricordato Tiziana Maffei precedentemente, è molto caldo, molto sentito, perché c'è proprio una volontà sia dei visitatori ma anche di chi gestisce i musei di comunicare, di far sapere cosa, ma una comunicazione che è anche diversa, perché è una comunicazione unilaterale, non è il museo che comunica, è il museo che ascolta anche, quindi che c'è una richiesta, l'essere sui social non è soltanto la presenza, scrivere post, ma è anche capire come i visitatori si interfacciano con il museo stesso, insomma. Uno degli aspetti che maggiormente sta occupando anche la tematica museale riguarda quello dell'audience, quindi del pubblico, delle sensazioni che ha il pubblico, si parla di empatia tra pubblico e museo, quindi è sicuramente quello della comunicazione un ambito molto, molto importante. Quindi abbiamo poi queste tecnologie che sono liquide, cosa significa? Che sono in continuo movimento, cioè è difficile, è per questo che il metodo è importante, è per questo che avere dei contenuti di qualità è importante, perché comunque le tecnologie continuano a cambiare e cambieranno sempre più velocemente e quindi su questo noi non abbiamo un controllo, però possiamo far sì che ci sia l'aspetto della sostenibilità, quindi quando si pianifica comunque un sistema digitale, ne parleremo più in là, bisogna pensare che queste tecnologie sono comunque saranno vecchie tra un anno, 2 anni, 5 anni, gli stessi siti web hanno bisogno di un continuo rinnovamento, non ogni anno, però ogni 5 anni, diciamo che la vita media delle tecnologie si aggira sui 5 anni, quindi c'è questa predisposizione quando si progetta il digitale nel museo al cambiamento, e per questo la liquidità. Abbiamo per esempio musei che sono perfettamente consci di questo. Questo è il documento, se poi andate sui link che sono là per magari non uscire dal PDF, la Keita ha elaborato delle linee guida e delle indicazioni su come si trasformando il museo, quindi quanto le tecnologie cambieranno anche la relazione del museo tra lo staff, perché è una cosa importante, tra lo staff e il museo, tra lo staff e i visitatori. Quindi diciamo che, ritornando alla sostenibilità, quindi quando si fa un progetto sul digitale, ma in generale ovviamente bisogna tener conto della obsolescenza delle tecnologie, della formazione del personale, che è quello che deve comunque gestire il digitale all'interno del museo, quindi accendere e spegnere un monitor, capire che cosa succede se c'è un... deve essere aggiornato il software, quindi questo è anche un aspetto fondamentale, perché se no ci ritroviamo ad avere dei reperti archeologici all'interno dei musei, e reperti archeologici non intendo l'anfora, ma intendo dei monitor o delle soluzioni multimediali che sono bellissime, ma dopo 2 anni non funzionano più, quindi questo non è un bel approccio anche col pubblico. E ovviamente l'esperienza del pubblico, cosa ne pensa il pubblico con questi sistemi digitali che introduciamo al museo? Interagisce, non interagisce, insomma è un pubblico sempre più esigente, perché il digitale, parlando di circoscrivendo il digitale come ricostruzione 3D, il pubblico è sempre più esigente perché i videogame sono sempre più simili alla realtà, quindi ovviamente quando si va a realizzare anche una costruzione, bisogna farla di una certa qualità, perché se no il pubblico si annoia o lo compara ovviamente a quello a cui è abituato anche il semplice videogioco, quindi pretende
dipende dalla qualità ovviamente. Le competenze digitali. Per quanto riguarda le competenze digitali all'interno dei musei, non si può fare un discorso, secondo me, esclusivamente museale, ma si deve uscire dal museo e andare a vedere cosa sta succedendo intorno. C'è un grande dibattito, c'è un grande fermento, perché le nuove tecnologie o le tecnologie in evoluzione portano sempre di più l'esigenza di avere competenze differenti, nuove competenze. Pensiamo a diversi programmatori, Java, Python, eccetera. Quindi bisogna anche capire quali sono le competenze digitali necessarie anche in altri ambiti per poi confrontarsi. Noi abbiamo l'AGID, che è l'Agenzia per il Digitale, che ogni anno elabora delle indagini ed elabora un osservatorio sulle competenze digitali, quindi questo è un aspetto importante. Quindi spesso, questa è la mia ci troviamo di fronte nei musei stranieri alla presenza di un digital strategy manager, spesso, cosa che da noi questa figura da noi non è presente, almeno ancora, sì. A parte qualche eccezione, ma il Museo della Scienza è veramente un'eccezione, perché insomma porta avanti è l'unico museo in Italia che porta avanti una strategia e parla di sistema digitale, perché spesso si parla, come per quanto riguarda l'accessibilità, di percorsi per sordi, percorsi per ciechi, in maniera totalmente separata dal sistema museale. E questo non va bene, perché comunque deve essere ovviamente tutto integrato, se no abbiamo i vari comparti stagni che vanno avanti per conto proprio. Quindi, che cosa fa il digital strategy? Secondo me mette insieme i pezzi di un puzzle, che questo puzzle è il sistema del museo, che deve conoscere ovviamente, quindi deve conoscere il museo, quindi il museo forse a volte ha bisogno di una sorta di autoanalisi, di capire che cosa può fare, che cosa non può fare, prima di imbarcarsi in un progetto digitale che magari non può sostenere. Ovviamente c'è una conoscenza dello staff, chi sono le persone che si occupano di questi aspetti che riguardano il sistema digitale. E un'altra cosa che bisogna conoscere ovviamente quello che c'è fuori, quindi il territorio, la comunità, le relazioni con le varie altre istituzioni. Cerca, ovviamente la ricerca delle tecnologie, di che cosa c'è, delle novità che possono essere applicate all'interno del museo. E poi ovviamente progetta, ma non soltanto il sistema ovviamente digitale, ma la formazione, perché il personale deve essere comunque formato, le tecnologie devono essere accessibili, perché una grande potenzialità del digitale è favorire l'accessibilità, e accessibilità qua si intende ovviamente non quella fisica, ma soprattutto quella cognitiva, quella culturale, perché le tecnologie aiutano a superare certe barriere, quindi barriere della comunicazione, barriere culturali, quindi è importante questo aspetto. Ovviamente coordina i progetti, non da ultimo comunica, quindi comunicazione, intendo come comunicazione interna, comunicazione col pubblico e così via. Quindi la strategia digitale, secondo appunto, è fondamentale. Qua sempre, secondo quanto riportato nella Tate Digital Strategy, si parla di una strategia globale che riguarda tutti gli aspetti del sistema museale. Sistema museale interno, non sistema museale polimuseale. E qua veniamo un po' alla web strategy. Come ha già detto Tiziana Maffei, la web strategy
ma di strategia digitale del museo non è una cosa a parte pensata da chi si occupa della comunicazione online e così via, è una scheda che è stata elaborata dal gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage della Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale di Comitalia e dalla Direzione Generale Musei Servizio Secondo Gestione e Valorizzazione dei Musei di Luoghi della Cultura. Il coordinatore la coordinatrice del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage sarà Orlandi e invece per quanto riguarda la Direzione Generale Musei Valentino Nizzo e supportato da Gianfranco Calano si sono occupati della Gianfranco Calano che insomma è anche membro del gruppo Digital Cultural Heritage della commissione si sono occupati della realizzazione di questo questionario e non solo, non è solo un questionario. Che cos'è la web strategy? È una scheda che è pensata appunto per dare un supporto nella creazione non solo del sito del museo, ma di tutta la strategia di comunicazione web del museo stesso. È una scheda che non riguarda la struttura, quindi noi non parliamo di CMS, quindi di applicazioni o di software e così via, ma parliamo di strategia. Quindi come riusciamo a coinvolgere, come riusciamo a rendere efficace, come riusciamo a rendere sostenibile una strategia a lungo termine per quanto riguarda i musei. Abbiamo diviso, attualmente appunto abbiamo la sottoforma di questionario che avete tempo di compilare fino al 30 ottobre, e rinnovo l'invito a compilare il questionario. Abbiamo individuato tre grandi assi strategici. Il primo riguarda il grado di interazione. Quindi all'interno del grado di interazione abbiamo tre temi principali che riguardano la creazione dei contenuti, il riuso dei contenuti e l'editing dei contenuti. Quindi come vengono creati i contenuti? A chi sono rivolti i contenuti? Voi quando scrivete per il vostro sito web avete una strategia di scrittura, quindi individuate il pubblico, un target, oppure ci sono diversi target, perché ovviamente uno può rivolgersi a un sito può rivolgersi a dei specialisti, può rivolgersi a un pubblico generico, può rivolgersi a dei bambini, i pubblici sono tanti. Questi contenuti appunto vengono riproposti in altri modi e vengono poi insomma come vengono editati. L'altro asse riguarda la creazione di comunità, quindi ovviamente all'interno del sito sono presenti degli strumenti che possono che si collegano ai social, quindi alle varie piattaforme social, insomma il museo è presente in quali piattaforme il museo è presente, qual è l'interazione tra le piattaforme social, parliamo di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e così via, qual è la relazione tra queste piattaforme, perché se no non ci troviamo più. Perché ovviamente per creare una strategia le cose devono essere in sinergia, quindi c'è questa esigenza, questa necessità. La presenza di cataloghi online, quindi c'è la Digital Library all'interno del sito web oppure c'è il sito web e la Digital Library su un'altra piattaforma, quindi collegamenti anche con piattaforme esterne dove sono presenti i contenuti che riguardano il museo nel web e il museo ha sotto controllo la presenza dei suoi contenuti. Poi ovviamente l'altra cosa fondamentale è il design, quindi abbiamo ovviamente il design dell'operabilità, il design responsive, l'identità visiva, quindi in tutti i canali in cui è presente il museo c'è un'identità visiva, il museo è facilmente riconoscibile o abbiamo loghi diversi o logo magari modificato o colori che non riportano in maniera immediata a ricollegare anche al museo, non soltanto online ma al museo fisico, perché ovviamente è come se avesse una doppia vita il museo online.
questa è una cosa importante. Ovviamente il design responsivo, quindi dobbiamo avere comunque, pensare che gli strumenti con cui vengono a visitare le pagine o i siti web non è da desktop, ma il 90% delle volte, ormai adesso non mi ricordo la percentuale, ci sono degli studi su questo, comunque è sullo smartphone. Quindi ovviamente il museo, cioè il sito deve essere responsive. L'altro asse riguarda la strategia dei contenuti, quindi abbiamo ovviamente una selezione dei contenuti, una differenziazione dello stile per target, delle informazioni dove sono collocate le informazioni pratiche, che sono quelle che spesso il visitatore cerca, quindi l'indirizzo, i contatti, cioè sono delle informazioni che comunque permettono velocemente di mettersi in relazione con il museo. La struttura dei contenuti, quindi anche questo è molto importante, e su questo poi sul sito Icom sul nuovo sito Icom ci stiamo lavorando molto, perché anche come sono strutturati i dati, quanto è semplice, facile trovarlo, che cosa quando si sta costruendo il sito ovviamente si pensa anche a chi, no? Cioè, l'ho detto precedentemente, scusate se vi ripeto, però è fondamentale pensare a chi ci si sta riferendo, a chi parliamo, quindi chi vogliamo che trovi velocemente le informazioni, possiamo anche prevedere che tipo di informazioni andiamo a cercare. Questo è anche un altro dei lavori che stiamo facendo nella costruzione del nuovo sito, quindi nell'organizzazione del menu stiamo pensando ovviamente al professionista, perché il sito è pensato molto per i professionisti museali, e quindi che cosa cercano, e ovviamente la struttura e la gerarchia del sito è fondamentale. Lo stesso la presenza di rimandi tra pagine interne o tra pagine esterne, e la struttura per il web, come diceva precedentemente Tiziana Maffei, appunto anche questa è una questione importante, perché come scriviamo per la struttura per il web non è una struttura standard, è una struttura apposita, quindi abbiamo tutte delle indicazioni da seguire. Quindi io vi invito se dopo poi avete delle domande per quanto riguarda la scheda, la compilazione, io vi invito, insomma, sono a disposizione per rispondere. Vi invito ad andare sul sito web di Icom Italia, all'interno della commissione tecnologie del gruppo Cultural Heritage troverete il link che vi rimanda al forum. Non l'ho scritto qua perché comunque era abbastanza lungo il nome, quindi cioè, l'indirizzo, quindi sarebbe stato un po' complesso ricopiarlo. Poi comunque le slide, se volete, ovviamente sono a disposizione. Chiudo parlando invece di un progetto che riguarda le tecnologie. È un progetto che mi riguarda, scusate, ma che riguarda appunto l'uso delle tecnologie nell'ambito dell'accessibilità. Quindi questo è un progetto che è complesso, ma che riguarda tutto un sistema digitale di un intero museo, che è il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, in cui partendo da un progetto di accessibilità si è deciso di inserire all'interno dell'accessibilità anche quella tecnologica. Quindi non soltanto ricostruzioni, non soltanto modelli 3D touch, video guida in LIS, formazione del personale e così via, ma l'accessibilità del museo parte anche dal web. E quindi il nuovo sito web, la Digital Library, all'interno del museo i dispositivi multimediali, i social che hanno comunque fatto e che continuano a fare da supporto, insomma lavorando in maniera sinergica a questo progetto e al sistema di accessibilità che è appunto di tecnologica, che riguarda aprire il museo all'esterno e che riguarda appunto tutto il